Armando, la prima puntata è stata bellissima, bellissima. L'omaggio a Rino Gaetano, Marco Morandi che mi prendeva in giro, Michele La Ginestra, Fabio Avaro, bellissima. Questa seconda puntata coincide con l'apertura dei teatri, no? Il 15 giugno, importantissima, una data simbolica. Bello, bello. E chi c'è? Ah, Alessia Fabiani, Stefano Ambrogi, Giorgio Gobbi. Ah, che bello, salutameli, eh. E parlate di Alberto Sordi? No, vabbè, Armando, allora scusami, io attacco. Vengo subito davanti alla TV, in bocca al lupo, eh. Che bello, Alberto Sordi, e vai, e viva Retropalco, e viva il teatro, vado, vengo, arrivo, ciao. Andate sempre in quinta, io inchiodo le scarpe a voi quando ballate. E se io mi trovo ancora in questo suolo è perché il mio babbo che lo vuole. Perché se no io a quest'ora sarei a Broadway e non in questo zozzo letamaio. Perché questo teatro è un letamaio. Questo teatro è un zozzo letamaio. Armando, questo me lo cacci via subito. Mister Commander. Mister Commander. Sto scherzando. Ma mi fai? Sto scherzando. Non l'avevo scorta, Mister Commander. Non l'avevo scorta. Sto scherzando. Ma sta fermo, sto scherzando. Buonasera, benvenuti a Retropalco, 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, insomma un'icona, un simbolo della capitale non solo del cinema mondiale, ma poi oggi giornata importante perché riaprono teatri e sale cinematografiche. Sarà difficile ripartire, ma insomma il mondo della cultura ci prova. Per parlare di Alberto Sordi, subito un ospite di eccezione. Benvenuto a Giorgio Gobbi, ciao Giorgio. Benvenuti a tutti, ciao. E allora, Giorgio Gobbi, per tutti però Ricciotto, no? Sì, innanzitutto la prima cosa che voglio dire è buon compleanno Alberto, perché è un momento molto importante. Io sono affezionato ad Alberto veramente come un figlio e quindi per me è un momento così triste da un certo punto di vista perché non ce l'ho più, felice perché per me è stato molto importante. Giorgio, prima di andare avanti nella nostra chiacchierata, però guardiamo insieme questa clip, così insomma ricordiamo quel 1981 importante per tanti motivi. Dormito bene, signor Marchese? Oh. Ma che è qui? Ando sto? Oh. Signor Marchese, nel suo palazzo. Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io so Gasperino il Carbonaro. Ma che te? Ma signor Marchese, ci vuole fare uno dei suoi soliti scherzi. Li pensa la notte. Li pensa la notte? Ma che è successo stanotte? Lo scherzo ma avete fatto voi. Fatemi scendere. Ma ando cazzo sto? Chi è? Che sei un pupazzo? E quello chi è? Che so io? Signor Marchese. Sono tutto profumato. Oh mamma mia bella, ma che è successo? Quando sono finito? Ma com'è che sto qui? Io ci sto più che la testa, ma che sto sognando? Signor Marchese! Lo scherzo è bello quando dura poco, lo dice sempre pure lei. Chi sei tu? Giorgio, partiamo dall'emozione. Quanto ti emoziona rivedere queste scene? Beh, mi emoziona sempre tanto, ma vi posso garantire che mi diverte anche, perché mi faceva ridere allora e mi fa ridere ancora adesso. Cioè questa grandiosità del doppio, del fatto di avere Gasperino il Carbonaro, identico al Marchese, era una trovata fantastica che consentiva a me, che ero l'unico peraltro a saperlo, che quello non era il vero Marchese, di divertirmi come un pazzo, tant'è che Monicelli mi diceva guarda ridi perché tu sei l'unico a sapere che quello è il Carbonaro. Vogliamo svelare però subito un aneddoto, no? È vero che Alberto Sordi non ti vedeva per quel ruolo, diceva ma è troppo giovane. No, infatti, so che durante i provini Alberto disse ma no, secondo me non è giusto, non va bene, eccetera, perché mi riteneva troppo giovane per quel ruolo. Monicelli, bontà sua, si impose e alla fine l'ho fatto. E devo dire che dopo
5-6 giorni, una settimana di studio reciproco, io perché stavo al contatto con il più grande di tutti, e lui per capire chi era sto giovinotto che faceva sto ruolo, e dopo questa settimana di studio reciproco è cominciato un momento di solidarietà, di divertimento reciproco, abbiamo cominciato a scherzare, a giocare, ed è uscito quello che poi voi avete visto, insomma. Tu ovviamente poi la tua carriera è andata avanti, ancora oggi, ieri mentre parlavamo mi hai detto guarda sono sul set, spero di arrivare per le 6 per fare questa, sì, questa chiacchierata. Quanto è difficile oggi fare cinema? Molto, proprio tanto. Allora, io stamattina ho ricominciato dopo 3 mesi e mezzo di fermo, ed è stato bello da una parte e duro dall'altra, perché poi il lavoro dell'attore è un lavoro particolare, un lavoro dove la continuità, l'esercizio continuo, l'allenamento, diciamo, ti rende più fresco, più versatile, no? E stare fermo per così tanto tempo non fa bene alla carriera, insomma, per niente. Però ecco, oggi ho avuto il segnale di una ripresa, sono contento, perché anche tra la troupe, tra i ragazzi del set, eccetera, si diceva ah, dai, ricominciamo. Ma quanto è difficile però recitare con le mascherine, ad esempio? Il distanziamento. Con le mascherine, no. No, noi non ci abbiamo. No, ovviamente, mentre recitate, no, però nei momenti no. Allora, di pausa. Tutti quanti. Esatto, tant'è che tutti quanti gli attori sono stati tamponati, non è che ci è venuta la macchina dietro, eh. Abbiamo fatto il tampone tutti, perché noi attori non abbiamo distanziamento sociale, quindi dobbiamo essere certi di non essere infettati dal virus. Quindi ognuno di noi si è andato a fare il tampone e dopo aver ricevuto il risultato di essere negativi possiamo andare sul set, questa è la realtà. Quindi, però tutto il resto della troupe c'ha mascherine, guanti, si disinfettano, tengono distanziamento sociale, quindi stanno più o meno tutti a un metro e mezzo di distanza. Non è facilissimo lavorare così, però o così o niente, meglio così. E tra l'altro, tra le belle notizie, no? C'è anche un libro che tu stai scrivendo e che è legato ovviamente a Alberto Sordi. Questo mi sta molto a cuore ed è una cosa che mi intenerisce, perché per me è anche un omaggio nei confronti di Alberto. 3 giovani editori di Biblioteca Edizioni mi hanno contattato e mi hanno detto facciamo questo viaggio insieme, ci va di regalare al pubblico il racconto del film, visto attraverso gli occhi di un esordiente, perché io allora ero esordiente. E quindi mi sono messo a fare un'operazione di ricordo, molto bella, molto tenera, ci sono dei momenti in cui mi sono commosso e sto scrivendo questo libro che si intitolerà S'è svegliato, che è un po' il mio intercedere, il mio intercalare. A Roma, intercalare, in tutta Italia significa solo una cosa, S'è svegliato, no? S'è svegliato. E quindi diciamo che tra la fine di novembre e i primi di dicembre uscirà in tutte le librerie S'è svegliato, edito da Biblioteca Edizioni. E allora vuoi salutarci proprio così? Con questo? Beh, con il mio urlo di tutti i giorni, tutte le mattine quando ero sul set. S'è svegliato! E l'abbiamo sentito benissimo. Grazie a Giorgio Gobbi. Ti aspettiamo, insomma, prossimamente per raccontare le tue avventure, ovviamente, soprattutto cinematografiche. Se posso, un augurio, grazie mille. Di buon inizio, che sia un ripartire per tutti, per il lavoro, per le attività. Davvero, ce la faremo. Okay. Forza e coraggio. E allora noi adesso però ripartiamo ancora con Alberto Sordi. Vediamo. Ecco, come abbiamo visto noi, Alberto Sordi, lo vediamo nel prossimo servizio. Buongiorno, signor Marchese. Buongiorno.
Si è svegliato! L'Italia l'ho rappresentata perché fui cacciato dall'Accademia dai filodrammatici quando tentai di capire come si diventava un attore. La maestra mi ha detto: non perda tempo, lei è un attore, non diventerà mai, parla male, mi dice Guera, Fero, a Borsetta, dice non potrà mai diventare un attore. Io ho detto, ma la gente, dico, non è che corregge la sua dizione, quando dice Guera, lei capisce che vuol dire Guera, Guera è Guera. Sì, la gente dice, ma l'attore non parla lo stesso linguaggio della gente. Lei vada con la gente, ma sul palcoscenico, come attore, lei non potrà mai con quel linguaggio che lei usa. Io allora ho detto, beh, se io somiglio alla gente, rappresento la gente, voglio rappresentare la gente. Ho amato sempre guardare la gente che camminava per strada, sono andato così a scoprirla in tanti ambienti, i nobili per esempio, che io quando ero ragazzino mi fermavo quando vedevo un'automobile rarissima, perché a Roma non c'era un'automobile, si fermava in un palazzo patrizio e si sentiva suonare un valzer lontano, così dico, se un giorno posso anch'io entrare in uno di questi palazzi. Infatti, appena è arrivato il successo, sono stato subito invitato in casa di nobili. Ecco, tutti questi personaggi che io ho conosciuto, ho detto, io li devo rappresentare. E allora, al passo con l'evoluzione del costume, ho rappresentato l'italiano. Grazie. Continuiamo a parlare di Alberto Sordi e non solo, con un altro grande ospite. Benvenuto a Stefano Ambrogi. Ciao Stefano. Ciao, benvenuto. Grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Allora Stefano, qual è la tua impressione quando rivedi Alberto Sordi, le sensazioni, insomma un mito, no? Per chi ama Roma come te. Immenso, l'imperatore del cinema italiano in assoluto, più grande. C'è un aneddoto che ti lega Alberto Sordi? A me personalmente no, perché io non l'ho conosciuto, non ho avuto questa fortuna. Sono andato ad omaggiarlo al Campidoglio quando è andato in cielo, ma non ho avuto la fortuna di incontrarlo. Però che lega magari non la tua carriera a lui, un film che ti è rimasto negli occhi, che ha segnato il tuo percorso artistico? Ce ne sono milioni, cioè, veramente, se inizio non finisco più. A me piacciono quelli che vanno dagli anni 50 agli anni 60, la vera commedia italiana, da L'altro lui, da Tra lei, a Crimen, film capolavori, Il vedovo, Il marito, fino a quelli al Marchese del Grillo, fantastico, le partecipazioni dei film di Gigi Mani, come Nell'anno del Signore. Insomma, stiamo parlando veramente del più grande in assoluto, non si può fare una cernita. Chissà come avrebbe commentato lui questo periodo storico, insomma è vero che oggi hanno riaperto teatri e cinema, ma è dura, no? Ma è una presa in giro, non è vero che i teatri abbiano riaperto. Ditemi dove si può andare questa sera a teatro a vedere cosa. No, ma è vero, non c'è un teatro che ha uno spettacolo in cartellone questa sera. Cioè, si può per legge, ma nessuno è pronto dopo due mesi e mezzo di lockdown, tutti fermi, cartelloni saltati, è veramente una giungla, è un disastro. L'unica cosa era poter fare del teatro estivo, sfruttando gli spazi archeologici, gli spazi all'aperto, ma anche lì a tutt'oggi io sono in contatto con direttori di siti archeologici che mi dicono che mancano addirittura i decreti attuativi per far affluire il pubblico normale, quello che va a fare non
che andrebbe a vedere uno spettacolo, ma che andrebbe a visitare un sito archeologico. Ancora non sono pronti i camminamenti, i punti di ristoro, dove mettere i servizi. Si è veramente in ritardo su tutto. Torniamo però al cinema. Ti faccio vedere una breve clip di un film che ho amato tantissimo. Ok. Scusa per mia figlia per prima, eh. Di solito sto sempre zitta e buona, ma quando gli è morta la madre ha sbroccato. Lo psichiatra mi dice che gli devo dare delle regole, ma che gli do? Che se solo gli tocchi quel cazzo di DVD comincia a sbattere la capoccia addosso al muro, manco gli avessero dato il gastolo. Te ce l'hai, figlio? No. E che aspetti? Sarai mica froscio. È fatta analizzata, no? Ma che sei preoccupato? Guarda che lavoro tranquillo, che poi se lavoriamo bene sti napoletani ci sistemano a tutti. È un grande film, no? Nato quasi, se vogliamo, per caso. Io me lo ricordo alla Festa del Cinema di Roma, che tutti sottolineavano che era molto carino, però nessuno avrebbe immaginato il successo che ha avuto. Ma è stato un parto difficilissimo e non è nato per caso. Quella sceneggiatura è stata nei cassetti di Gabriele Mainetti per anni, perché era difficilissimo trovare una produzione che affrontasse il problema dei film di genere, che in Italia non hanno mai convinto. Tant'è vero che io mi ricordo che il film lo giravo nel 2016, ma il provino l'ho fatto forse nel 2014, due anni prima, per farti capire quanto è stato difficile trovare i soldi, i denari per fare. Tant'è vero che fu un low budget. Tutti noi attori ci mettemmo allo budget perché credevamo fermamente nel progetto, la sceneggiatura era pazzesca e quindi pur di farlo, perché poi, come sicuramente avrai notato, è un film dove ci sono una montagna di effetti speciali e gran parte dei soldi sono andati per curare gli effetti speciali. Non è stato un film facile da fare. No, ma è evidente, però anche il successo che ha raggiunto è stato sorprendente. Quello è stato sorprendente, però noi ci credevamo tutti. Ci credevamo io, Luca, Claudio, Gabriele, gli sceneggiatori, Nicola, Menotti. Eravamo tutti convinti che fosse un grande testo e che andava fatto. Tant'è vero che pur di farlo abbiamo detto tutti sì, facciamolo, bassiamoci le paghe, vediamo quello che... però facciamolo. E la cosa bella è che tu sei un grandissimo attore comico, però sei anche un grande, grande attore impegnato, insomma, che sa interpretare ruoli drammatici, soprattutto a teatro, per chi magari non lo sa. Andate a vedere a teatro il grande Stefano Ambrogi. Come riesci a cambiare volto? Guarda, come riesco? Non lo so, è un dono naturale, io non ho meriti, se non quello di impegnarmi a studiare un personaggio, ma poi io penso sempre che uno deve studiare, chiaramente studiare è importantissimo, applicarci è importantissimo, ma un briciolino di talento così, tanto così, ci vuole sempre, e quel talento non lo si impara, quello te l'assegna il Padre Eterno quando nasci. Ma mi più i ruoli impegnati o quelli comici? Io amo tutto. C'è una preferenza? No, mi piacciono i ruoli drammatici, ho fatto anche ruoli tragici, nel teatro mi è più consono. Al cinema in Italia purtroppo si è spesso stereotipati su un tipo di personaggio. Io al cinema faccio sempre o lo strozzino, il cravattaro, il macellaio, insomma sono questi i ruoli che mi fanno fare cinema. È difficile che mi si proponga un ruolo drammatico, mentre a teatro ho recitato i classici, ho fatto anche tragedie vere, mi ricordo uno spettacolo meraviglioso sul genocidio armeno, che era di una crudezza, di una profondità, eppure a teatro ci riesco e mi piace. Al cinema è un po' più difficile, però mai disperare. Stefano, in chiusura ti lascio la scena, vai. Grazie. Libero di deliziare. Te l'avevo già accennato per telefono, faccio un cameo. Io l'ho portato per tanti anni come provino, che tu devi sapere che io ho fatto a teatro con la regia di Gigi Proietti un film meraviglioso di Ettore Scola con Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini, che era Dramma della gelosia, tanti se lo ricorderanno, film cult ormai, dove c'era questo macellaio
molto ignorante, che si innamora della giovane Adelaide, interpretata da Monica Vitti, e cerca di sedurla con le armi che lui ha, che sono le conoscenze della anatomia del Derbove, e quindi la invita a casa e preparando un cocktail gli sciorina tutte le parti della bestia, e praticamente fa così: la bestia d'urta si divide nei seguenti pezzature. Nella parte di dietro abbiamo la culatta, la pezza, il girello, controgirello, rosa, gappi e coda. Nel mezzo troviamo lungo e filetto, viscione, costa, fracosta, copertina e spalla. E non si dimentichiamo il muscolo, il fianchetto e il corpo. Inoltre, davanti avremo muso, lingua, petto, pancetta e petto grosso. La trippa è considerata a parte. E qui una splendida Camomica Vitti chiudeva dicendo: beh, non tutti le sanno queste cose. Veramente divertente. Grazie Stefano, noi ti aspettiamo qui al Retropalco a breve. Andiamo avanti e parlare di Alberto Sordi. Guardate cosa abbiamo trovato nei nostri archivi. La prima volta che l'ho visto ero rimasto ammutolito, perché come io dicevo prima, per me è stato il mito della mia adolescenza. Poi voi più giovani l'avete riconosciuto, ma già di terza mano. Noi proprio la prima volta che siamo andati siamo esplosi. Che aveva inventato, ci aveva istituzionalizzato e sdoganato un linguaggio che noi già usavamo, ma che poi detto da lui è diventato codice, insomma, ecco. Ma tutti dicono sta cosa che lui non si voleva mai sposare, ma lui amava molto la famiglia, perché quando abbiamo fatto i detenuti di attesa di giudizio e io dovevo correre a casa un pomeriggio e lo pregai di, se mi faceva fare a me prima il primo piano, perché era il compleanno di mia figlia, lui disse al regista Nanni Love: vabbè, lasciala andare il compleanno della figlia. Nella mia vita è stato più che uno zio, perché l'ho conosciuto bene ed era un uomo pieno di entusiasmo, intelligente, un grande senso dell'umorismo, cosa rara tra gli attori, che sono di solito in privato sono sempre tristi. E chiudiamo in bellezza con Alessia Fabiani. Ciao Alessia, benvenuta. Buonasera a tutti, buonasera. E allora Alessia, qual è il tuo film di Alberto Sordi, il film che più ami? Ce ne sono tantissimi, ma sicuramente Polvere di stelle del 1973 e pensa, forse stiamo progettando di portarlo in scena. Quindi proprio in questi giorni c'è la scrittura, io dovrò svolgere questo ruolo che per me non è un onore, di più. Monumentale, di Monica Vitti. L'attrice che amo e che ho amato di più da sempre, insomma, da quando sono piccola, i suoi occhi così profondi, questa espressione, questa voce così, così calda, ma anche gli occhi di Alberto Sordi, e in particolar modo la scena di quando in Polvere di stelle vengono ingaggiati per fare una tournée in Abruzzo. Tu sai che io sono abruzzese, no? Sì. E vengono ingaggiati per fare questa tournée tra Canneto e Pescara. Poi si viene a scoprire che, insomma, questa località in realtà non esiste, infatti fu girato anche in Umbria, insomma ci sono delle curiosità al riguardo, ma già il fatto, no, che l'impresario fosse abruzzese, eccetera, insomma, fa capire quanta voglia di teatro c'è sempre stata anche proprio nel mio territorio, nella mia regione, e questo per me è motivo di grande orgoglio. Quindi questa citazione, insomma, dai grandi Alberto Sordi e Monica Vitti. Alessia, adesso però parliamo di quarantena, guardiamo insieme queste immagini. Tu hai scoperto il Pilates, no, in questo periodo. Guarda, le immagini sono veramente sorprendenti. Beh, una super atleta, insomma, incredibile. Com'è nata questa passione? Devo dire che, insomma, lo sport oltre al teatro è sempre stata una coordinata importante nella mia vita, e credo che entrambe le cose vadano di pari passo, perché nel Pilates, per esempio, c'è un'importanza nella respirazione che è fondamentale, che è un po' la stessa respirazione che usa l'attore per recitare, per far arrivare la voce fino all'ultima fila, come recita una canzone che amo molto, anche di De Gregori, per l'appunto. Quindi la quarantena è servita? La quarantena a me è servita tantissimo. Innanzitutto sono stata molto a casa, cosa che non mi capitava da un bel po'. Ma perdonami, adesso sei nella camera di tua figlia, penso, no? Sì, si vede.
sono la camera, nella camera della mia bambina. Una splendida cameretta. Unicorni, gioia, gioia di vivere, colori, che penso è quella anche che io ho dentro, l'abbiamo fatta insieme. Mi ha ospitato sul suo computer per essere qui questa sera con voi. È sempre un piacere, una bellissima trasmissione, complimenti, l'ho seguita. Senti, ma prima di chiudere col teatro, che so che insomma è la tua grande passione, perché tutti collegano Alessia Fabiani ovviamente al cinema, alla televisione, ma poi la passione vera tua è il teatro. È il teatro. Ma guarda insieme a me questa clip, che è curiosa. Vediamo. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Adesso dunque anche il canto, sei bravissima. Oddio, grazie Armando. Guarda, mi sono cimentata in questa canzone che amo particolarmente e infatti ho scritto nel post scusate, sempre perché ho la pretesa non di emulare, neanche di arrivare alle fattezze così grandi di una cantante come Mia Martini e quindi poi un domani anche recitando un ruolo che appartenne a Monica Vitti, ma in realtà sento queste grandi donne nelle vene, nell'anima e quindi da perfetta attrice mi butto. In chiusura ti chiedo insomma una gentilezza, so che tu ami anche le poesie, ci sono le poesie della tua mamma e so che ne dedicherai una per la platea di Retropalco e per noi insomma questo è veramente un grandissimo onore. Molto piacere, allora il libro che mia madre ha scritto ormai già un po' di anni fa, 2 o 3 anni fa, si chiama Echi dell'anima, Patricia Gagliardi è il nome di mia madre, eccolo qua. E io per voi ho scelto questa poesia che mi colpisce particolarmente. Ricordo d'infanzia. La ciambella è fritta e zuccherata. Se porto le dita alla bocca, ne sento ancora il sapore dei granelli che si sciolgono mentre mi lecco le labbra. Dopo il bagno mi aspettavi sulla riva. Poi mi prendevi in braccio e mi portavi sulla sdraio per non farmi insabbiare. Eri attenta. I piedi non arrivavano a terra. Avrò avuto all'incirca 4 anni. Ora i piedi non penzolano più. E quando ci ripenso, seduta nella mia poltrona, li sollevo in aria, chiudo gli occhi e aspetto che tu venga di nuovo ad accudirmi. Mamma cara, vieni, ti sto ancora aspettando, scusate. Bellissima, bellissima Alessia, grazie, grazie davvero, grazie di cuore, io attendo altre poesie, attendo altre poesie. Come no, dicevo che per una figlia è difficile però leggere le parole della propria madre, quindi in questo caso ho avuto un po' di emozioni. No, era veramente bella, complimenti a te e complimenti alla tua mamma. Grazie. È davvero tutto per quanto ci riguarda, l'appuntamento con Retropalco ovviamente torna lunedì prossimo. Arrivederci, buona serata, ciao!